Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Eris Morn è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più affascinanti dell'intera lore di Destiny. Il suo ruolo nella saga sta crescendo anno dopo anno. Da semplice figura tormentata dal passato, ora sta ascendendo verso una nuova e gloriosa funzione narrativa, ossia essere l'ultima speranza dell'umanità. E con umanità intendo anche Insomnia ed Exo, sia chiaro. Perché dico ciò? Beh, per scoprirlo non dovete fare altro che guardare con attenzione questo video. Prima di parlare di ciò che Eris sta facendo e dell'importanza di ciò che sta facendo nel corso dell'attuale stagione degli arrivi, è necessario fare un piccolo passo indietro, tornando con la memoria a una sequenza cinematica che fece molto parlare di sé ai tempi. Mi riferisco a quando Eris toccò la statua velata all'interno della piramide lunare. Ecco la scena in questione per rinfrescare la memoria. Come al solito, quando si parla di Eris, anche ai tempi cominciarono a fioccare ipotesi in merito al fatto che fosse in combutta con l'oscurità o addirittura con Savathun, insomma che fosse una traditrice e una minaccia per tutti noi. Ebbene, secondo me questo è un momento invece fondamentale per la consapevolezza di Eris. Dopo aver toccato l'oscurità, Eris ha infatti la prima rivelazione. L'oscurità non ci vuole distruggere e soprattutto può essere in qualche modo studiata e compresa. Veniamo agli eventi della stagione degli arrivi e a ciò che Eris sta facendo su Io nell'area della culla. Eris, grazie al nostro aiuto nel respingere e disperdere le interferenze causate dalle attività di Savathun, sta ricevendo dei messaggi direttamente dall'oscurità, un po' come il Vagliatore, alias sempre l'oscurità, aveva fatto ai tempi di Ombra dal Profondo tramite l'artefatto che ci aveva donato. Con tutti questi messaggi e strumenti di comunicazione, verrebbe da pensare che l'oscurità ci stia parlando molto di più rispetto alla luce e al viaggiatore, e in effetti direi che è proprio così. Eris, grazie alle sue grandi competenze in semiotica e di analisi dei linguaggi, maturati in anni di esperienza di studio in merito alla lingua dell'alveare, sta cercando di decodificare e comprendere ciò che l'oscurità vuole, al di là delle promesse e della propaganda che l'oscurità stessa sta portando avanti nei nostri confronti. Come vi ho già spiegato in altri video, il Vagliatore sta cercando in tutti i modi di farci dubitare della luce e del viaggiatore, proponendosi come un principio di salvezza e verità in opposizione all'ingannevole luce. Si tratta chiaramente di un gioco delle parti, tanto la luce quanto l'oscurità hanno dei precisi scopi ed obiettivi, dove noi guardiani potremo giocare un ruolo cruciale. L'oscurità sembra volerci convincere del fatto che lei è nemica del viaggiatore, ma non nostra, e nel frattempo comunque non sta nemmeno attaccando apertamente il viaggiatore, nonostante la sua evidente debolezza. Una soluzione potrebbe essere quella di abbandonare il viaggiatore alle grinfie dell'oscurità e chi si è visto si è visto? No, assolutamente no. Anche Eris sottolinea che facendo ciò rischieremo di subire lo stesso destino dei caduti, divenendo predoni senza casa che venerano le macchine, o peggio divenire come i Cabal, fautori di una guerra d'espansione senza fine, o addirittura, nello scenario peggiore, potremmo diventare parte dell'oscurità stessa, come hanno fatto alcuni Vex e come si apprestano a fare i caduti di Eramis. Tutti destini terribili, insomma. Siamo quindi bloccati in un vicolo cieco? Forse no. E qui entra in gioco Eris, in veste appunto di nostra salvezza. Lei infatti sta cominciando a capire quale scenario si sta prospettando davanti a noi, uno scenario destinato a cambiare la nostra percezione del bene e del male, ma dove la nostra moralità non deve perdere la bussola.
Leggiamo insieme il capitolo Contrasto, dal trionfo, l'esegeta singolare. Ci sono guardiani cinici che non conoscono la vera perdita, che sostengono che il viaggiatore abbia scopi segreti e che l'oscurità sia una forza naturale, venerano il grigio. Per loro la linea di demarcazione tra giusto e sbagliato è come un sottile filo di seta, è altrettanto facile da recidere. Stolti, il male è reale, anche in un mondo grigio. Deve essere chiamato col suo nome e combattuto, poiché se viene ignorato si prende tutto. Coloro che giustificano e negano l'esistenza del male sono i suoi più grandi alleati. Coloro che confondono le cause per giustificazioni morali sono le sue pedine preferite. Eppure la piramide mi sfida. La luce non distruggerebbe forse l'oscurità, così come l'oscurità distruggerebbe la luce? Perché chiamiamo un cambiamento male quando è naturale e inevitabile, come gli inverni sulla Terra o le macchie solari? Perché ad alcuni cambiamenti bisogna resistere? Se non ci preparassimo all'inverno, moriremmo, cesseremmo di esistere. Ora mi trovo ad usare la filosofia del nemico per giustificare la mia posizione contro il nemico. Una bella trappola. L'inverno è malvagio? Causa malvagità, ci spinge a scelte malvagie attraverso ristrettezze e dolore. Ma l'inverno è il risultato di circostanze naturali. Anche se avesse una mente, non potrebbe mai scegliere di diventare un'estate senza fine. Ci ferirebbe sempre, semplicemente essendo se stesso. Questo lo rende malvagio? E se dovessimo usare il ghiaccio per costruire rifugi e armi, diventeremmo malvagi noi stessi? Per sopravvivere all'inverno occorre conoscerlo. Per sopravvivere all'oscurità occorre una nuova idea di bene e male, un'idea che non crolli nell'indifferenza morale. O finiremo con l'essere tutti Dregen. Eris, spesso ingiustamente accusata di essere un agente del male, dimostra una grande lucidità di pensiero. Ben conscia dell'esistenza del male più assoluto e nichilista, Eris sa che non dobbiamo cadere nel tranello di servire questo male in nome della sua stessa negazione. L'oscurità non è il male, pensano i Dregen, e così ne divengono pedine senza libertà, aberrazioni tormentate. Noi saremo chiamati ad usare i poteri dell'oscurità a partire da settembre, ed Eris sembra aver già capito questa cosa, ma ciò non ci deve spingere a braccia aperte verso l'oscurità stessa. La dobbiamo studiare, comprendere e persino brandire, ma non dobbiamo diventare suoi succubi, o sarà la vittoria dell'indifferenza e del nichilismo più becero. Intrigante il fatto che venga usata la metafora dell'inverno e del ghiaccio. Vi ricorda qualcosa? In questo stralcio narrativo, Eris ci sta indicando la via da percorrere. Una via mai percorsa da nessuno, o quasi. Una via mediana, dove noi saremo gli artefici del nostro destino, senza soccombere al fanatismo e all'influenza totalizzante di una o dell'altra parte, forti di una moralità nuova e forgiata dalla comprensione. Eris, ex guardiana, che dopo aver perso la luce non ha comunque ceduto all'oscurità, sa che tra nero e bianco ci sono un'infinità di colori, ci sono tante possibilità. In sintesi, c'è libertà. Torno a insistere sul concetto di libertà, perché a mio modestissimo parere, è proprio personale, sarà, insieme all'idea di equilibrio, uno dei cardini della conclusione della saga. Sin dagli albori di Destiny, noi giocatori e i nostri avatar guardiani siamo stati abituati a fare ciò che ci veniva detto di fare, in nome per carità di un bene superiore, in nome del viaggiatore e del futuro dell'umanità. Abbiamo combattuto e siamo diventati sempre più potenti e ora che i sistemi massimi dell'universo si stanno mobilitando, potremo finalmente elevarci a compiere il nostro destino, portare pace ed equilibrio, risolvendo così una lunga guerra nata per gioco prima del Big Bang. Per fare questo però dobbiamo ancora comprendere tante cose e sconfiggere la più grande minaccia che l'universo abbia mai visto. L'unica altra entità che ha capito, come Eris, che bisogna uscire dal dualismo luce verso oscurità e che intende sconfiggerle entrambe, divenendo essa stessa la forma ultima di tutto, divenendo essa stessa la legge suprema della realtà. A chi mi riferisco? Beh, spero che l'abbiate capito. So che alcuni di voi sono alquanto scettici a riguardo. Vedremo chi avrà ragione. Purtroppo ci toccherà aspettare ancora un po'. Sono certo però che qualcun altro ci aiuterà in questa lotta per l'equilibrio e per la libertà. Sicuramente un'anima amica di Eris, nata dall'incontro di luce e oscurità, verrà in nostro soccorso. Mi riferisco a Mara Sove, ovviamente. E credo che anche l'ignota Exo avrà il suo ruolo. Guarda caso, Eris,
Mara e l'ignota sono tutti personaggi che non appartengono a nessuna delle due grandi fazioni in lotta, figure fuori dagli schemi, figure libere di muoversi lungo il confine, molto sottile, tra luce e oscurità, nella zona più libera di questo conflitto. Bene ragazzi, spero che questo video, dal sapore alquanto filosofico, vi sia piaciuto. Mi sembrava giusto contestualizzare un po' l'importanza di Eris in questo momento, in cui Destiny si sta per muovere verso un ciclo di 3 anni, che sarà segnato da 3 espansioni, ovviamente Oltre la Luce, il contenuto poi su Savathun e infine il contenuto denominato Lightfall, che segneranno probabilmente l'arco conclusivo della saga, in cui Eris e il nostro guardiano e appunto altri personaggi potranno davvero essere l'ago della bilancia verso una nuova forma di esistenza nell'universo di Destiny. Non so cosa succederà dopo, se Bungie vorrà portare avanti il progetto, se tutto finirà e basta, ma una cosa è certa, Eris è un personaggio tratteggiato a meraviglia e rimarrà, secondo me, nei nostri cuori, anche quando la saga ci avrà salutato. Almeno, questo è quello che penso io. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con un paio di domande. Secondo voi, chi ci aiuterà oltre a Eris nella nostra battaglia per la libertà a questo punto? E condividete la mia visione riguardo a quello che sarà il nemico finale di Destiny? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, vi ricordo che ho anche attivato la funzione abbonamenti per supportare liberamente le mie creazioni. Vi invito anche a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus, tanto su Facebook quanto su Instagram. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!